Raga, sincero, come mi sta questo? Ma non balena? Amo, sei bellissima, perché spari minchiate? Grazie, amo. No, amo, carino. Solo che c'è una certa età, sembri una... A sti livelli stiamo? Amo, stiamo andando a ballare, mica stiamo andando a fare il vernissage. Le calzamaglie? Ma che c'entra? Boh, non lo so, non mi convince. Claro, comunque hai preso le prevendite? Tanto io non vengo. Amo, non vuoi o non puoi? Non voglio. Stiamo andando a ballare, dai, seratina tra amiche. No, amo, lei è relazione tossica. Ma quando mai? Ma non farmi incazzare. Cioè, la pensiamo diversamente io e te. Scusami, tesoro, ma io non sto capendo proprio come la pensi tu. Ale, io penso semplicemente che se sei fidanzata è un po' inutile andare a ballare. A che pro ci vai? Perché è inutile se uno vuole andare a ballare? Ah, e quindi stai dicendo che Alessio è ok perché è in cerca. Io invece sono una c***a senza redenzione perché sono fidanzata e vado a ballare. Wow! Ma lo sai che non lo penso. Semplicemente ti sei trovata un fidanzato a cui non dà fastidio. Io intanto mi cambio. Che io mi diverta? No, amo, per fortuna me lo sono scelto normale. No, te lo sei scelto non geloso. E questo non è sempre un bene. Questo invece, che dite? Meglio. No, con quello di sicuro non attiri uomini gelosi. Amore, sono sexy quelli gelosi. Sì, soprattutto quando ti dicono come devi andare vestita, no? In quel caso no. Ma neanche serve dirlo. Io ad esempio non mi vesto provocante perché non voglio attirare gli occhi su di me. Ma ogni tanto è bello avere gli occhi addosso. Amo, ma non per la persona che ti ama. Clay, intanto hai preso le prevendite? Ah, giusto, sì. Vabbè, tanto io non vengo, ve l'ho detto. Prese. Brava, ma io che faccio? Metto questo? No, dai, mi cambio. Ma non mi piace. Risponda. Anzi, no, nota. Scusa, tesoro, ma se ne dici una cazzata? No, 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 non se ne parla, io le cazzate non le dico. Ma sai quante te ne ha dette lui? No, amo, uomo geloso chiuso in casa a fare calzetta. Perché dici così, Ale? Perché gli uomini sono così, e anche noi donne. Ci piace dire che siamo fidanzati, avere il più uno per le feste. Ma poi ci piace stare in giro, ci piace innamorarci di nuovo come nei film. Non siamo fatti per stare con una sola persona tutta la vita. Per me non è proprio così. E quindi tu dici che lui in questo momento, anche se mi ha detto che si andava a fare una dormita perché era stanco, in realtà è uscito per locali e non me l'ha detto. Esattamente. Però lui non è così. Raga, ma la fiducia? No, tesò, la fiducia è morta. Stalking is the new serenata. Io comunque non me la sento di mentire, soprattutto in questo momento. Che siete in crisi? No, ma che crisi, anzi. Anziché... Parla, dai! Oh, voglio sapere! Raga, vi devo dire una cosa, solamente lo volevo fare in un'altra maniera, ecco. Non ci credo. E dai, vabbè, parla! Sei incinta! No, vabbè, non ci credo. No, 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 non sono incinta. Ale, ma sei seria? C'è una donna che dice che devi dirti una cosa, sicuro incinta? Cioè, ma dove siamo? Una cosa buona la dice ogni tanto, Cla. Hai scritto un libro che si chiama Tu ce l'hai fidanzato, dal 14 aprile in libreria. Io e Mark ci sposiamo. No, vabbè. Oh mio Dio. E che si dice, auguri? I figli maschi. E lunga vita al patriarcato. Dio, Cla, sei pesante. Siete due cretine. Tesoro, quindi io direi che dobbiamo festeggiare per forza, no? Una sorta di pre-addio al nubilato. Ok, però niente storie e si torna presto. Abbastanza presto, le 6 di mattina? Dai, davvero, non lo so, mi va, però... Ma l'amore è libertà, non puoi limitarti e fare qualcosa che ti va di fare solo perché hai paura di dar fastidio a qualcun altro, eh? Dici? Tanto poi hai detto che stava dormendo, no? Eh sì, se non è uscito. Poi probabilmente ti risponderà quando sei già dentro. Ops. Andiamo, dai. Ok, dai, andiamo. Ma mi devo cambiare? No, secondo me mi cambio prima, però. Va bene, esco così. Regia, stringimelo, baciamelo sempre di più, ma tu ce l'hai il fidanzato, un libro bellissimo, facciamolo vedere, ma facciamo vedere anche le scarpe, le abbiamo riprese, e allora torniamo al nostro libro, 204 pagine, signori, 204 pagine, e vi regalo anche la copertina, con le 204 pagine anche la copertina, a soli 16,90€.